Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro primo appuntamento con i webinar organizzati da Certificati e Derivati in collaborazione con Banca IMI. Questo è un ciclo di appuntamenti che ci vedrà protagonisti in una forma un po' diversa dal solito. Ecco, Ugo, vorrei che venissi anche tu Grazie. in inquadratura. Perfetto, perché questo nostro nuovo progetto che ci vedrà protagonisti appunto per tutto l'anno sarà una forma un po' diversa di webinar, ovvero naturalmente la struttura sarà sempre la stessa, ma saranno un po' più brevi, quindi circa una mezz'ora anziché la classica ora, per vederci più frequentemente. Quindi più o meno ogni 2 settimane saremo presenti. Naturalmente benvenuti a tutti da parte mia, Pierpaolo Scandurra e Ugo Perricone del team Listed Products di Banca IMI. Grazie per Paolo e per aver citato questa opportunità oggi di essere qui con voi. Bene, allora, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo per cercare di fare il primo appuntamento, quindi direi subito, Ugo, se sei d'accordo, noi possiamo anche in questo momento evitare la webcam e lasciare in modo da poter far vedere ai nostri web ascoltatori quello che abbiamo preparato per loro. Dunque, in questo incontro noi cercheremo di focalizzarci su dei prodotti molto semplici per poter investire. In particolare, ecco, andremo a trattare il segmento dei bonus certificates per questo nostro primo incontro. Vi ricordo, prima di andare avanti, perché vedo che già sta arrivando qualche domanda, vi ricordo che avete la possibilità di poter interagire con noi. Spero che l'audio, ecco, sull'audio si senta bene, quindi se ci sono problemi, così come sta facendo Gabriele, vi prego di eventualmente di segnalarcelo. Audio un po' così ci dicono. Beh, speriamo ora di poterlo migliorare e quindi di poter fare in modo che si possa sentire un po' meglio. Nel frattempo, ecco che cerchiamo con i tecnici di migliorare anche l'aspetto audio. Io ecco, mi porto un po' avanti, cerco un po' di traccheggiare. Raccontandovi appunto che questo webinar, così come tutti i prossimi, saranno registrati e che avrete la possibilità di poter interagire con noi anche attraverso il canale della chat. Ora spero appunto che si riesca a fare qualcosa per l'audio, anche perché effettivamente insomma, ci state confermando un po' tutti che non si sente alla perfezione. Ma comunque, io cercherò nel frattempo di raccontarvi qualcosa, in particolare in questo primo nostro incontro andremo a parlare di un tema particolarmente attuale che è quello di Unicredit. Unicredit che effettivamente in questo periodo successivo all'aumento di capitale sta viaggiando all'interno di un canale che ora andremo a vedere anche da un punto di vista grafico. Questo canale si è fermato dopo che nel mese di febbraio si è concluso con pieno successo l'aumento di capitale più importante della storia del mercato italiano, con 13 miliardi di euro che sono stati richiesti da Unicredit al mercato. Questa cura effettivamente sembra aver funzionato con Unicredit, che fino a qualche giorno fa si è confermato un titolo particolarmente in salute. Da un punto di vista grafico, tuttavia, mi farebbe piacere riuscire a farvi vedere che il 13 dicembre, qualcuno ricorderà, che Unicredit realizzò una seduta abbastanza straordinaria in termini di performance, con un rialzo del 17,30%, segnando un massimo a 14,32 e un minimo a 11,48 euro. Ora, da un punto di vista grafico, se vediamo questa barra, esattamente questa barra qui che indica minimi e massimi, sta contenendo perfettamente le quotazioni appunto esattamente da 4 mesi. Quindi questa è una situazione di trading range che effettivamente una volta bucato o al rialzo o al ribasso dovrebbe fornire un'accelerazione e una spinta verso l'alto o chiaramente nel caso in cui dovesse essere rotta verso il basso, una spinta ribassista. C'è stato un doppio tentativo, il primo verso la fine di gennaio, con una candela che ha segnato un massimo intraday al di fuori del trading range, ma una chiusura al di sotto, e successivamente nel mese di marzo c'è stato un nuovo tentativo di bucare questa parte alta del canale, ma anche in questa occasione questo tentativo è andato a vuoto. E ora infatti Unicredit sta ritracciando, ora si trova a contatto con una media mobile, quasi con una media mobile, quindi un livello abbastanza importante.
Tuttavia, sappiamo che il trading range continua ad essere valido e 4 mesi sono abbastanza, insomma, è un periodo abbastanza lungo. Ora vedremo cosa accadrà, ma soprattutto quali soluzioni abbiamo a disposizione tra i nuovi bonus per poter investire anche su questa tenuta del trading range. Allora, prima di andare a vedere i prodotti, noi abbiamo pensato, e Ugo, quindi qui ancora una volta magari racconto qualcosa io, abbiamo pensato di parlare, di dedicare qualche momento dei nostri webinar anche a delle piccole pillole educational e quindi in particolare sui certificati a capitale protetto condizionato per questo nostro primo appuntamento. E questo perché? Perché molti di voi naturalmente già utilizzano i certificati, già li acquistano, però ci fa piacere ricordare anche un po' quella che è la parte di formazione di base, quindi la didattica. Allora, sui certificati a capitale protetto condizionato, ricordiamo che sono prodotti che ci consentono di investire su un mercato azionario in particolare, beneficiando di una protezione del capitale, ma non incondizionata, quindi non garantita a prescindere. Bensì condizionata al fatto che durante la vita dello strumento il sottostante non raggiunga un determinato livello che viene definito barriera. Quindi i certificati a capitale protetto condizionato, a differenza dei certificati a capitale protetto, non ci garantiscono in alcun modo che alla scadenza si ritorni in possesso del capitale investito. Tuttavia è proprio questa assenza di garanzia del capitale che permette al prodotto di poter essere potenzialmente anche non così difensivo e basta, perché il capitale protetto incondizionato è normalmente un prodotto molto protettivo, lo dice la parola stessa, molto difensivo. Mentre nel caso specifico dei certificati a capitale protetto condizionato noi possiamo sfruttare la presenza di una barriera per poter incrementare eventualmente l'andamento del certificato, soprattutto nell'ottica del rendimento. La tipologia più conosciuta e, se vogliamo, il capostipite di tutta la categoria dei certificati a capitale protetto condizionato è il bonus. Bonus che ormai esiste da una decina di anni sul mercato italiano, quindi abbiamo effettivamente avuto modo un po' tutti di iniziare a familiarizzare con questo prodotto, però nonostante questo, dopo 10 anni rimane ancora un prodotto estremamente attuale, un prodotto che consente di poter investire e migliorare l'efficienza di rischio e rendimento di un portafoglio. In questo caso, quindi, vediamo che il bonus ci permette di ottenere alla scadenza un premio prefissato, e in questo caso, ciò che noi vediamo intervallo sul grafico, quindi un premio che può andare a migliorare l'andamento del sottostante a patto che non sia stata violata una barriera. Questa barriera, nel caso specifico, può essere di due tipi, ovvero una barriera di tipo continuo o americana, come si suol dire, che può essere violata in qualsiasi momento della vita del prodotto, o una barriera discreta a scadenza o terminale, chiaramente molto più difensiva perché nel durante, cioè nella vita del prodotto, il sottostante può anche scendere al di sotto della barriera, ma se la recupera per la scadenza, ovviamente viene garantito capitale più premio. Quindi questo è un po' ciò che noi andiamo ad individuare nel funzionamento dei bonus. Bonus che possono quindi essere molto flessibili, un po' come tutti i certificati, se pensiamo che se noi vogliamo approcciarsi verso il mercato con un rischio di barriera un po' più alto, naturalmente per guadagnare potenzialmente di più, andiamo a cercare i certificati a barriera continua. Se invece vogliamo proteggerci anche da eventuali fiammate di volatilità, scegliamo una barriera a scadenza. Così come anche il posizionamento dei livelli ci permette di beneficiare di questa flessibilità. Ok, allora io direi a questo punto, in questa parte molto, molto veloce che abbiamo comunque voluto esaurire in fase iniziale, Ugo, direi di andare a vedere qualche idea di investimento, anche perché chi ci segue appunto ormai è abituato a ricevere da parte nostra qualche input, un momento di confronto. Quindi ti chiederei di provare a raccontarci intanto il bonus che abbiamo realizzato o meglio, che abbiamo selezionato per investire proprio sul titolo Unicredit. Ma allora, grazie per farlo. Entriamo subito nel merito dei nostri bonus cap. Innanzitutto, questo di UniCredit è stato emesso a novembre del 2016, di una durata di 12 mesi e a un prezzo nominale di 1.000 euro per ogni certificato.
Come funziona, come tu hai giustamente spiegato molto bene prima, a scadenza questo certificato offre all'investitore l'opportunità di ricevere un extra rendimento, il cosiddetto bonus, qualora appunto l'attività, il valore dell'attività sottostante sia pari o superiore a quello che è il livello barriera. In questo caso, come vediamo qui da UniCredit, un livello barriera che è pari a 8,45 euro. O 85% del valore iniziale, lo strike di 9,94 euro. Il bonus in questo caso è pari a 300 euro, perché come dicevo prima, il valore nominale di questo certificato è pari a 1000. Quindi a scadenza, qualora il valore di questa attività dell'azione di UniCredit fosse al di sopra di questo valore di 8,45, l'investitore percepirà il valore nominale di 1000 euro più il bonus di 300 euro. Ecco, io vorrei, come tu ci sei giustamente, facendo la differenza tra le barriere. La nostra barriera è una barriera di tipo europeo, quindi diciamo che offre una sorta di extra protezione per chi decidesse di investire in questi bonus cap, perché è una barriera che viene osservata unicamente a scadenza. Quindi, qualora durante la vita del certificato l'attività del sottostante dovesse andare al di sotto il livello barriera, non è una cosa, insomma, che potrebbe influire negativamente sulla performance di questo certificato, sul bonus di questo certificato. Ecco, è giusto anche ricordare che questo certificato offre un bonus, ma che è cappato, quindi l'investitore non potrà ricevere più di quei 300 euro di cui stavamo parlando poc'anzi. Quindi, qualora l'attività sottostante dovesse fare più 40% rispetto al valore dello strike, l'investitore perceverebbe sempre 1000 euro. Il valore di 1000 euro nominali più il bonus di 300 euro. Ok, allora Ugo, quindi 16 novembre 2017 è la scadenza. Allora, evidentemente questo certificato perché lo abbiamo selezionato in questo momento? Perché anche tornando indietro sul grafico che abbiamo visto prima, siamo all'interno di un trading range abbastanza ampio. L'eventuale uscita verso l'alto chiaramente ci consentirebbe di andare a massimizzare il rendimento di questo certificato ottenendolo anche prima della scadenza, perché un'eventuale accelerazione oltre i 14,40 consentirebbe al certificato di dirigersi rapidamente verso i 1.300 euro del bonus e quindi comprandolo oggi nell'area dei 1.200-1.210 si andrebbe a realizzare un guadagno del 6-7% in poco tempo grazie all'accelerazione rialzista. Nel caso contrario, ovvero UniCredit dovesse mantenere all'interno del canale ancora per qualche settimana o per qualche mese, la barriera a 8,45 è notevolmente distante, perché ricordiamo che nel caso di approdo verso la parte bassa del canale, che era nell'area degli 11,30, avremmo ancora circa 3 euro di distanza Esatto. per la barriera. Quindi il certificato è stato selezionato proprio perché ci consente chiaramente, sotto questo punto di vista, di andare a guadagnare sia nel caso di accelerazione rialzista, ottenendo un guadagno che vediamo dall'analisi di scenario attualmente ci dice il 5,18, ma è sulla base del prezzo di chiusura di ieri. Oggi UniCredit stava perdendo poco prima di iniziare ancora circa 1,5 punti percentuale, quindi il certificato si acquista nell'area dei 1.200-1.210. Quindi poi magari dopo ci puoi anche far vedere dal sito se possiamo vedere anche più nel dettaglio e lo possiamo vedere più o meno in tempo reale. Quindi il certificato dal nostro punto di vista è un modo per arrivare a novembre senza doverci preoccupare troppo dell'eventuale volatilità, sapendo che la barriera a 8,45 euro è una barriera effettivamente molto, molto protettiva. Quindi è una scelta che chiaramente non è rivolta a chi ha bisogno di recuperare posizioni in perdita su UniCredit, che arrivino dai 6 euro o dai 5 euro, perché è evidente che un 6 o un 7% non è sufficiente a recuperare alcun tipo di perdita, ma per chi non ha in questo momento le idee chiare, il titolo UniCredit, tranne questi ultimi giorni, sta comunque beneficiando della cura del nuovo amministratore delegato, quindi un obiettivo di rendimento di un 7% a novembre, che quindi vuol dire oltre il 14% su base annua, tutto sommato è tutt'altro che da disprezzare. Molto bene, assolutamente sì. Ok, seconda soluzione, vediamo, allora, ecco, ci dicono che in questo momento è letto al 1235, quindi avevo fatto effettivamente forse un po' male i conti, nel senso che pensavo che non potendo vedere in tempo reale il book mentre mi dirigevo qui, non avevo visto che il certificato era comunque ancora
ancora abbastanza alto, 1235, quindi sì, confermiamo un rendimento di circa un 5,5 da qui alla scadenza, non quel 7 a cui avevo puntato, sperando, immaginando che fosse il prezzo un po' più basso. Ma comunque 1235 su 1300, barriera molto lontana, rimane comunque un certificato da prendere in considerazione. Naturalmente non per chi vuole arricchirsi, ma per chi ha bisogno di maturare un po' di rendimento in un momento di mercato in cui la volatilità sembra si sia in qualche modo calmata. E seconda idea che abbiamo selezionato, Ugo, raccontaci di cosa si tratta. Ma allora Pierpaolo, questo bonus cap su FCA è un bonus cap che abbiamo emesso recentemente a marzo del 2017, anche questo della durata di 12 mesi. L'unica cosa che cambia, è importante ricordarlo, è il prezzo di emissione. In questo caso è di 100 euro, un taglio nettamente inferiore rispetto ai 1000 di UniCredit. Cosa facciamo? Cosa facciamo vedere qui in questo caso? Vediamo che abbiamo una barriera al 75%, quindi offriamo, diciamo, una maggiore protezione rispetto a quello che abbiamo mostrato precedentemente. Quindi un livello barriera pari al 7,74 euro. Ancora qui il funzionamento è esattamente lo stesso di quello che abbiamo visto su UniCredit. Quindi a scadenza si verificherà quella che è il valore dell'azione di FCA. In questo caso, se fosse pari o superiore a questi 7,74 euro, l'investitore percepirà un bonus di 10,7 euro per ogni certificato posseduto. Anche qua abbiamo un cap, quindi il cap è sempre di 10,7 euro, quindi non qualora FCA dovesse performare, dovesse fare un più un 30%, perciperebbe sempre comunque quel 10,7. Ripeto anche, vorrei dire che questi bonus cap ovviamente danno la possibilità all'investitore di percepire un extra rendimento anche in caso di moderati ribassi, quindi in questo caso il 75% mi sembra una barriera abbastanza che dia abbastanza protezione rispetto ad altri. Ok, allora per questo certificato, perché lo abbiamo in qualche modo selezionato, ricordiamo che vi voglio ricordare che la selezione dei prodotti avviene da parte di certificati e derivati, quindi del nostro ufficio studi, tra quello che è il catalogo in questo momento messo a disposizione, catalogo di prodotti messo a disposizione da Banca IMI, in particolare tra le nuove emissioni di bonus e, come vedremo nel prossimo nostro appuntamento, di Cash Collect. E quindi andiamo a selezionare in funzione di quelli che sono il rapporto di rischio rendimento. In questo caso ciò che ci interessava era innanzitutto il sottostante, perché Fiat Chrysler arriva da un rally abbastanza importante, anzi, senza abbastanza, possiamo definirlo sicuramente importante, in quanto è un rialzo superiore al 100% dall'estate scorsa, quindi tra la fine del 2016 e questi primi mesi del 2017 è passato da circa 5,40 euro fino ad arrivare a un massimo di 10,80 euro, quindi ha raddoppiato le proprie quotazioni beneficiando di una serie di fattori sia esogeni che endogeni e quindi anche un'eventuale prospettiva e aspettativa positiva dell'insediamento del governo Trump e in qualche modo quindi Fiat sembra spinta verso l'alto da una serie di fattori. Tuttavia, come avevo evidenziato in uno dei miei incontri che svolgo, insomma, anche sul territorio, avevo individuato su Fiat una divergenza negativa sui volumi che poteva far pensare ad una correzione da un livello dei 10,50 euro, correzione che effettivamente c'è stata fino all'area dei 9,20 euro. Tutta questa correzione in ogni caso ha semplicemente raffreddato un po' quelli che erano gli eccessi anche di ipercomprato sul titolo, ma non ha inficiato il trend rialzista che continua a mantenersi. Per questo motivo, in questo momento, anche se è una scadenza più lunga, perché stiamo parlando di una scadenza di marzo 2018, una barriera valida solamente alla scadenza, quindi ripeto, non andiamo a prendere prodotti con barriera continua in questo momento, dove la volatilità è bassa e quindi si rischia di acquistare prodotti con rendimenti potenziali molto più bassi rispetto a qualche mese fa, ma se dovesse partire una fiammata di volatilità innescata da fattori che possono essere semplicemente le elezioni francesi o purtroppo un'eventuale escalation di quello che in questo momento è il tema più caldo di quello che potrebbe essere così un'intensificazione delle tensioni tra
tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Ecco, quindi se dovesse esserci una fiammata di volatilità, i certificati con barriera continua sarebbero i primi a risentirne, sia per il calo dei sottostanti, sia per l'incremento stesso appunto della volatilità. Per questo motivo, livello barriera 774 valido solo alla fine, ovvero il 7 marzo 2018, per un rendimento potenziale del 15% da ottenere alla scadenza di marzo. Quindi stiamo parlando comunque di un rendimento importante, siamo oltre il 15% su base annua. In questo caso il prezzo dovrebbe essere più o meno quello che abbiamo evidenziato nell'area dei 97 euro. E ciò che è interessante da vedere è che comunque anche nell'ipotesi in cui Fiat dovesse finire al di sotto della barriera, si paga in questo momento un premio implicito sulla componente lineare abbastanza ridotto. Siamo nell'ordine del 3%. Spiego meglio questo aspetto. Ipotizzando oggi di voler investire sul titolo Fiat, posso farlo comprando l'azione. Se Fiat sale, naturalmente guadagno, se Fiat scende, perdo. Comprando oggi questo bonus, io, nel caso in cui Fiat rimanga anche ferma o perda fino al 20% del proprio valore, circa il 20%, andrò comunque a guadagnare il 15%. Se poi dovesse rompere la barriera a scadenza, il rimborso, come vediamo, come così illustrato appunto qui dall'analisi di scenario del CEDLAB, mi consentirebbe di perdere solo qualche euro in più rispetto all'andamento di Fiat Chrysler. Quindi è molto importante che se da una parte posso ottenere un guadagno del 15% anche in uno scenario laterale o moderatamente positivo o moderatamente negativo, in caso di rottura della barriera non andrei a perdere molto di più rispetto all'andamento del titolo in virtù di un premio contenuto al 3%. Quindi in questo caso è un certificato che ci piace proprio per una serie di motivi. Dunque, allora, vediamo appunto, c'è una domanda, allora, su questa domanda ci torniamo subito dopo, perché tratta appunto strategie long short e quindi un qualcosa di più evoluto, quindi chiaramente rimando a Paolo la risposta su questa strategia long short, mentre ecco, adesso proprio è arrivata una domanda, ci sono pochissime emissioni di nuovi certificati su indici, Ugo, tu hai qualcosa che magari vuoi raccontarci sul perché o magari insomma, posso illustrare io il problema della volatilità in Assolutamente, particolare? questo è importante, no, quello che sto dicendo, per chi ci sta seguendo e ci ha fatto questa domanda in questo momento, è che sicuramente è stata una scelta commerciale fino a questo momento e che nel futuro vedremo appunto di includere anche asset diversi, attività sottostanti diversi come appunto gli indici, ma lascio, ti prego, a te anche nell'analisi tecnica appunto della volatilità. Sì, beh, allora diciamo che nel momento in cui la volatilità è più bassa, noi sappiamo che costruire certificati con opzioni a barriera diventa non più difficile, ma sicuramente essendo più bassa la volatilità c'è meno ciccia, come dico io, per poter costruire prodotti con caratteristiche interessanti. Quindi è necessario andare a ricercare strumenti sottostanti, asset sottostanti, che possano garantire un po' più di volatilità e sicuramente i titoli azionari hanno più volatilità rispetto ad indici. Quindi ce ne sono, non ce ne sono tantissimi proprio per questo motivo. Quindi emissioni su indici, poi naturalmente ogni emittente si specializza su asset o su tipologie diverse. La scelta di Banca IMI, appunto, come ci è stato confermato da Ugo, per queste recenti emissioni è di focalizzarsi su una cerchia di titoli di blue chips, quindi di titoli Corretto, che sono già esatto. presenti nei portafogli degli investitori, però il mercato offre comunque anche all'interno dei prodotti stessi di Banca IMI, voglio dire, diverse emissioni su indici. Quindi ce ne sono, però partiamo dal presupposto che quando il mercato vive una volatilità più bassa, emettere prodotti su indici diventa un po' più difficile, nel senso che ad esempio, si può emettere un bonus a scadenza un anno con premio potenziale di un 4 o un 5%. E per quanto ormai io conosca il mercato da più di 10 anni, so che se sul mercato arriva un bonus con un 5% in un anno, non si fa certamente la fila per comprarlo. E quindi questo è un po' il problema. Si riesce ad emettere prevalentemente su titoli e magari un po' meno su indici. Siamo già verso la conclusione in questo nuovo format un po' più breve, Ugo. Quindi, dato che ne abbiamo fatti vedere due, però in realtà ce ne sono molti di più. Quindi vorrei chiederti se puoi farci vedere come possono i nostri ascoltatori magari vedere le altre emissioni che sono presenti
sul mercato e quindi partendo proprio dal vostro sito, quindi dal sito di Bankemi, come possiamo arrivare a trovare gli altri prodotti che avete emesso recentemente, in particolare nella famiglia dei bonus. Allora, grazie sì Pierpaolo. Adesso sono proprio qui sulla nostra home page, sul sito di Bankemi, che ricordo chi ci sta seguendo, bankemi.prodottiequotazioni.com. Allora, adesso siamo proprio sulla home page. Qui è saltata un attimo la connessione. Cerchiamo di stabilirla. Deve essere saltata in questo momento. Io spero però che chi ci sta seguendo siano ancora connessi. Vediamo Allora, cosa intanto che succede. Ugo cerca anche. Allora, possiamo dire che come battesimo oggi tecnicamente sono stato più dei più fortunati. Naturalmente chi ci conosce sa che abitualmente riusciamo a garantire una efficienza anche da un punto di vista tecnico, quindi già per il prossimo incontro che ci vedrà insieme per i primi di maggio, naturalmente, anzi no, il 19 di aprile Assolutamente, il 19 abbiamo, ecco, aprile la siamo settimana. già, assolutamente sì. Ecco, allora diamo già appuntamento il 19 di aprile per il nostro prossimo webinar dedicato ai cash collect, in occasione dei quali cercheremo quindi anche di risolvere queste problematiche di tipo tecnico che in questa occasione ci hanno un po' frenato. Comunque, tornando a noi, sul sito naturalmente di Banca IMI ci sono a disposizione anche gli altri bonus e quindi quelli che sono stati emessi di recente. Ad esempio, Ugo, lo racconto io semplicemente perché è stato uno dei miei preferiti, ma purtroppo sono arrivato in ritardo. Però se ti ricordi, circa un mese fa, quando poco dopo l'emissione, ti avevo detto che mi piaceva il bonus K su Tesla, Certo, ne certo. avevamo parlato anche in un paio di occasioni. Effettivamente Tesla poi è partita, ha superato ormai i 310 dollari, poi ieri ha corretto un pochino, però comunque è già andata molto su e quindi quel bonus oggi magari non è più così allettante, però ci sono diverse soluzioni. Ce n'è anche uno su STM che appunto volevo farvi vedere online, ma uno su STM che ha un rendimento annualizzato del Corretto, 14%. corretto, esattamente. Ecco, quindi sul segmento bonus abbiamo diverse possibilità che possiamo andare a passare. Allora, vediamo un po', ci troviamo in conclusione. Ripeto che avremo il nostro prossimo appuntamento il 19 di aprile, quindi la prossima settimana, stessa ora, per parlare dei cash Assolutamente. collect. Però, dove posso trovare la scheda dell'analisi di scenario dei certificati? Allora, a Walter rispondo che quella che abbiamo visto adesso, ovvero l'andamento del certificato e del prezzo del sottostante, è tratto dal CEDLAB, quindi è il laboratorio di analisi curato proprio da noi di certificati e derivati. Naturalmente sul sito dell'emittente. Assolutamente, esatto, Pierpaolo, volevo dire a Walter che appunto sul nostro sito bankemi.com, inserendo il codice ISIN del prodotto che si desidera vedere, esplorare, si trova subito la scheda post-emissione che esattamente descrive tutti quelli che sono i possibili scenari, sia quelli rialzisti sia quelli ribassisti, quindi dove c'è tutta una spiegazione ben dettagliata del funzionamento del certificato. Bene, allora poi abbiamo anche una domanda riferita ad un certificato su Telecom, scadenza 30 giugno. Insomma, ci dice Fernando che c'è uno spread denaro lettera troppo elevato. Naturalmente per poter rispondere avremmo bisogno di vederlo, quindi chiediamo a Fernando eventualmente di attendere. Comunque le domande che ci rivolgete avremo modo poi di rispondere anche a chi si è registrato anche successivamente. Quindi magari poi ci fornirai. Molto volentieri, assolutamente sì, Ecco, assolutamente sì. ci A spiegherai. Poi, Fernando avrò l'opportunità di rispondere, molto volentieri. ecco, c'è una domanda invece che è stata posta da Paolo. Vedo qui una strategia long short. Beh, sì, allora la domanda essenzialmente riguarda strategie che noi portiamo avanti come certificati e derivati. Quindi, Ugo, ti dico il perché a volte di domande che non riguardano anche quello che stiamo vedendo nello specifico, ossia possibilità di acquistare contemporaneamente un bonus e coprirlo sul sottostante. Costante, cosa che magari possiamo anche provare ad impostare in uno dei nostri prossimi Molto appuntamenti. volentieri, molto volentieri. Ecco, in questo caso, se ha senso, ci dice Paolo, in qualche modo smontare questa strategia, quindi vendere ad esempio il certificato
se il sottostante si avvicina ad una delle barriere, quindi nel caso di reverse barriera up e nel caso di bonus up barriera down. Naturalmente la domanda non può avere una risposta univoca, dipende da, appunto da dove si sono posizionate le barriere. È evidente che bisogna evitare il più possibile che le due barriere si rompano e che si rimanga all'interno della strategia, proprio per evitare che quindi una delle due gambe se ne vada prima dell'altra. Quindi sì, Paolo, ti posso confermare che in certi momenti di mercato la gestione dinamica della strategia è richiesta, per quanto un po' più complessa. Poi è chiaro che se invece il mercato si mantiene poco volatile, come in queste ultime settimane, le strategie long short vanno a nozze perché rendono chiaramente al meglio, beneficiando sia di una scarsa volatilità, sia del fatto che le barriere difficilmente vengono raggiunte. Bene, allora io direi che abbiamo portato a termine questo nostro primo incontro, siamo riusciti, spero, a dare qualche input. L'obiettivo, ripeto, è quello di vederci più frequentemente, creare un punto di confronto con i nostri ascoltatori. Quindi da parte mia vi ringrazio, Ugo. Grazie per Paolo, grazie a coloro che ci hanno seguiti, ci scusiamo per questo piccolo inconveniente, ma è il bello della diretta, diciamo. Infatti, esatto, abbiamo voluto chiaramente, come in tutte le situazioni, andare live e in questo caso diciamo che abbiamo avuto una partenza un po' debole sull'aspetto dell'audio. Ma vi ringraziamo ancora, ecco, vedo che comunque apprezzate il nostro lavoro e quindi ci rivediamo, appuntamento al 19 di aprile. Buonasera a tutti.